Come molti sapranno, se si collega un cellulare o un lettore MP3 direttamente dagli altoparlanti, può capitare che il suono sia davvero molto basso o impercettibile. Per poter amplificare il segnale sonoro serve infatti un amplificatore. In questo video farò vedere un progetto davvero molto semplice ed economico per realizzarne uno. Il materiale utilizzato in questo progetto è il seguente: un jack a 2,5 che ho riciclato da delle vecchie cuffie rotte, o in alternativa un jack femmina di questo tipo, un cavo USB, questo era in dotazione ad un vecchio cellulare, e anche in questo caso va benissimo se avete un connettore USB femmina. Io questo l'ho recuperato da uno di questi sdoppiatori USB. Poi servono dei morsetti RCA, fatti così, maschio e femmina. La femmina, volendola, si può recuperare da altri dispositivi, ad esempio io questa l'ho recuperata da un vecchio televisore. E infine il componente principale, un amplificatore. Volendo si può assemblare su una vasetta, ma già assemblato costa circa 2 euro su eBay. Comunque ho messo il link nella descrizione del video. Ok, questo è lo schema dei collegamenti. I due poli vanno collegati ai pin del jack, così come la terra. Per quanto riguarda il collegamento all'alimentazione, consiglio di collegare due USB in parallelo. Il motivo ve lo spiegherò in seguito. Infine, per quanto riguarda le uscite, si potrebbero collegare direttamente alle casse, ma trovo che sia più comodo utilizzare delle coppie di connettori RCA. Terminate le saldature, si possono bloccare ed isolare i terminali con della colla a caldo. Per quanto riguarda l'alimentazione, possiamo considerare solo due fili esterni dell'USB che portano corrente, i quali andranno rispettivamente collegati all'amplificatore. Come fonte di alimentazione ho utilizzato una power bank, ma va benissimo utilizzare l'uscita USB del computer che eroga esattamente 5V. Per collegare il pin dell'uscita RCA è invece indifferente connettere al positivo o al negativo dell'amplificatore. Come contenitore ho utilizzato questa scatola di caramelle che mi sembrava perfetta per contenere tutto. Come vedete ho praticato dei fori sui bordi per far uscire i collegamenti. Come ho già detto, è molto più comodo usare delle coppie RCA per connettere le casse all'amplificatore. Per concludere il collegamento è sufficiente inserire i cavi nei morsetti delle casse. Se si ha la necessità di tenere le casse distanziate, è conveniente costruire una prolunga fissando ad un cavo da un lato un connettore maschio e dall'altro un connettore femmina. Utilizzando uno sdoppiatore di segnale è inoltre possibile collegare più di due casse all'amplificatore. Se il progetto è stato realizzato con un jack femmina, sarà possibile collegare direttamente il cavo del cellulare. Al contrario, se è stato utilizzato un jack maschio, è necessario un adattatore. Volendo si può utilizzare un ricevitore Bluetooth e fare a meno del cavo.
Molti di questi ricevitori non hanno una batteria interna e necessitano quindi di un'alimentazione. Per risolvere questo problema ho installato una porta USB alimentata dalla batteria. In questo modo si può collegare direttamente qui il ricevitore per caricarlo o alimentarlo. Vi ringrazio per la visualizzazione e spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete qualche consiglio su come migliorare il progetto, fatemelo sapere nei commenti. Ciao a tutti e buon lavoro!